42 anni sono ancora troppi misteri sulla strage di Ustica. Fra dubbi e ipotesi, le famiglie delle vittime continuano a cercare la verità. Va cercata la verità, e allora bisogna cercare i colpevoli. Chi ha messo la bomba? Non sappiamo chi l'ha messa, ma bisogna indagare in quella direzione, invece che fare propaganda attraverso delle realtà falsificate. Il 27 giugno prossimo saranno 42 anni dalla strage di Ustica, nella quale sono morte 81 persone. Un DC-9 della compagnia Itavia, partito da Bologna alla volta di Palermo, fu distrutto nel cielo di Ustica. Ancora oggi nessun responsabile per quella tragedia è stato individuato. Da anni l'ex senatore Carlo Giovanardi si batte per ristabilire la verità. Ci sono 45 versioni diverse di chi avrebbe battuto quell'avioggetto, mentre i più grandi perigli internazionali hanno accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che è stata una bomba scoppiando nella toilette di bordo posteriore a far deflagrare e far cadere l'aereo. Giuliana Cavazza è presidente onoraria dell'associazione Verità per Ustica e figlia di una delle 81 persone morte nella strage. Non aiutano gli interessi politici ed economici che si sono sovrapposti alla vera ricerca della verità. A prendere posizione contro le ipotesi più complottiste anche Eugenio Baresi, segretario della Commissione Stragi nella 12ª legislatura. Credo che debba essere ripreso in mano e rivalutato quello che è stato fatto da magistratura civile per concordare con quella che è stata la decisione della magistratura penale, che ha stabilito che non può esservi stata alcuna battaglia aerea.